Sicuramente il problema sono la chiusura dei locali, che chiude eccessivamente presto, e soprattutto rimangono aperti solo alcuni locali in determinati punti, e dunque la gente ovviamente si concentra in questi luoghi. Io vorrei locali più aperti più a lungo, soprattutto perché chiuderli all'una, quando le persone iniziano a uscire alle 11, magari alle 10 e mezza, è troppo presto e comporta appunto un'eccessiva aggregazione di persone in determinati punti della città. Mancano magari anche degli eventi rivolti ai giovani? Sì, vanno un po' cercati, possiamo dire quello, vanno cercati, non sono fortemente pubblicizzati forse. Noi siamo studentesse universitarie e chiaramente come tutti ci piace uscire la sera a Bologna, vivere un po' la vita notturna. E quello che mi piacerebbe è che il Comune di Bologna provvedesse a disporre delle linee notturne, degli autobus, per far sì che comunque i ragazzi che fanno un po' più tardi dopo l'una possano tornare a casa in sicurezza. Non è facile, soprattutto per noi ragazze, è brutto da ammettere, però ci crea un po' di disagio il fatto che comunque non ci sentiamo al sicuro a tornare spesso a piedi a casa, da sole. È quello che è necessario è sicuramente fornire dei mezzi di trasporto per tutti i ragazzi, per tutti gli studenti, non solo una linea circolare notturna che diciamo ti garantisce il passaggio solo una volta ogni ora. Sì, anche perché molto spesso servizi come il taxi, specialmente di notte, non rispondono al telefono, è difficile trovare un taxi che sia disposto ad accompagnarti, ma anche servizi come ad esempio quello fornito da Mobike non è effettivo, perché molto spesso le bici alla fine risulta che sono dentro i cortili, dentro casa delle persone, quindi arrivi lì, non la trovi, insomma è un po' una situazione di disagio, ecco. La chiusura verso l'una di notte è un ostacolo abbastanza importante, perché anche se si esce tardi, poi la chiusura così presto ti limitano un po' la movida serale, che puoi vivere un po' durante la settimana, un po' il weekend, però se i locali potessero chiudere anche più tardi non sarebbe male, darebbero molto più spazio a quello che potrebbe essere la socializzazione, soprattutto dopo un periodo legato al coronavirus, che siamo tutti stati legati in casa, quindi anche la voglia di ritornare presto non c'è. Da lavoratrice posso dire che vivo Bologna più al weekend, da quando c'è stato il problema, insomma, del coronavirus, gli ingressi in molte di quelle che sono le attività artistiche o comunque di intrattenimento sono sempre limitati e contingentati, e quindi diventa complicato la gestione, ecco, del tempo nel weekend, perché se non decidi come spendere il tuo tempo con largo anticipo e quindi durante la settimana, poi arrivi al weekend che non fai per tempo per dedicarti a quelle attività che più ti possano interessare.